prima giornata del nuovo anno per il campionato di Serie A maschile, prima divisione nazionale. La regular season ricomincia dalla seconda giornata del girone di ritorno, con 15 incontri da giocare nei tre raggruppamenti. Nel girone A la classifica dice Bolzano in testa con 29 punti, uno in più del Bressano. È ancora apertissima dunque la lotta per la vetta. Il turno di domani vede sia la squadra guidata da Fusina che quella del tecnico Ghedin impegnate in trasferta. Altoatesini di scena in casa del Metal Sider Mezzocorona in un match impegnativo che si aprirà alle 18 e sarà diretto dai signori Montagnier e Spina. Per il Bressano invece incontro sul campo dell'MT Group con Pagine con 3 punti all'attivo. Il via alle 18:30 dirigono Colasanto e Felice. Scontro di grande interesse è quello per la terza posizione alla Palachiarbola. Si sfidano Trieste da una parte e Forst Brixen dall'altra. I ragazzi di Oveglia hanno 3 punti in più della squadra di Trillini. Il via della partita alle 18:30 arbitrano Cosenza e Schiavone. Impegni casalinghi per Solar Plus Rovereto in data a Merano a chiudere il quadro dell'undicesima giornata. Trentini che affrontano il Cassano Magnago dalle 18:30 arbitri Bisaccia e Piffanelli. La squadra di Prantner si contende i 3 punti con l'Estense Ferrara a partire dalle 19 arbitri Mosaner e Zancanella. Anche nel secondo raggruppamento, discorso primato ancora aperto, un solo punto divide Ambra e Terraquilia Carpi. Quest'ultima domani cerca di prolungare una striscia positiva lunga 3 partite in casa del Bologna, al Palasavena, dove i locali ripartono dai 7 punti conquistati nella prima parte di stagione. Il fischio d'inizio dei signori Visciani e Busalacchi giunge alle 19. Alle 18 invece arbitrano Colombo e Fabian. Si apre il match tra Ambra, capolista del girone, e il Romagna, quinta forza del gruppo B. Fuori casa la ripresa dei giochi per Luciana Mosconi Dorica e Sassari, che dividono il terzo posto con 21 punti ciascuna. Per i dorici è derby marchigiano sul campo del Cingoli dalle 18, arbitri Marcelli e Marcelli. Sardi ospiti invece della nuova era Casalgrande, che occupa attualmente il sesto posto. La contesa si apre alle 20:30, la dirigono i signori Iaconello e Iaconello. Ultimo match in programma, Farmigea a Castenaso, con fischio d'apertura della coppia Romanello-Zappa-Terreno alle ore 16. Dodicesima giornata stagionale nel girone C, si guardano a distanza, divise da 3 punti, Junior Fasano e Planet Win 365 con Versano. La capolista ricomincia da 33 punti ed è impegnata in casa contro il Cuschieti dalle 19, arbitri Cardone e Cardone. Stesso orario per il fischio d'apertura dei signori Bosch e Pietraforte nella sfida del Pala San Giacomo tra gli uomini di Trapani e il Putignano. È il derby di Puglia. Lottano per rimanere attaccate al terzo posto poi Tecnoelettronica Teramo e Intini Noci. Uomini di Iaia domani a riposo. Per gli abruzzesi dunque la possibilità di piazzare il sorpasso. Servirà a superare però la Lazio, che riparte dai 6 punti ottenuti nelle prime 11 giornate. La gara avrà inizio alle 19, la dirigono i signori Coletta e Pinto. A completare il quadro della giornata di domani le sfide Geoter Gaeta Città Sant'Angelo dalle 17, arbitri Fato e Guarini, e Cus Palermo Semat Fondi. Il via alle 18:30, arbitri Campailla e Boncoraglio.